siamo tornati qui al parco, alle spalle della discarica dell'Inviolata e alle spalle del TMB che qualcuno vorrebbe attivare. Qui, dove insieme a Claudio Zarro, ora candidato sindaco di Guidonia, mio amico, amico di lunga data, abbiamo cominciato quella che è stata una dura battaglia. Per riprendere quella protesta che noi non abbiamo mai smesso di fare, insieme ai cittadini, con i cittadini, all'interno delle istituzioni, grazie proprio a Claudio che è già consigliere comunale. Ma cosa è successo in tutti questi anni, in questi 2 anni dal sit-in di protesta? Che comunque, nonostante le rimostranze, nonostante malgrado la situazione sanitaria e mentale sia quel che è, rischiosa, a rischio, lo sappiamo tutti, si continua a parlare di attivazione. Io, da portavoce del comitato spontaneo No TMB Guidonia, ho deciso all'ultimo momento, qualche ora prima della presentazione ufficiale delle liste, di candidarmi con la lista Una Nuova Storia, che rappresenta, diciamo, un po' la continuità di quello che finora abbiamo fatto al comune, in consiglio comunale sempre con Claudio, in regione Lazio della commissione rifiuti con Marco Cacciatore. Il succo è sempre lo stesso, è inutile che ci giriamo intorno. La discarica va bonificata e il TMB deve essere dislocato, convertito, come tra l'altro esige il piano regionale sui rifiuti. Ma nonostante questo, nonostante vi siano alcuni vizi che poi spiegheremo magari sull'AIA e sulla realizzazione vera e propria dell'impianto, e nonostante l'impianto e la discarica si inseriscano in un territorio già fortemente contaminato, lo sappiamo tutti, alcuni politici, alcuni amministratori vogliono attivarlo. Sappiamo tutti che questo impianto è già obsoleto prima di aprire ed è simile a quello che c'è a Rocca Cencia. E sappiamo anche cosa c'è a Rocca Cencia. E ce lo dice la dottoressa, leggo testualmente, Paola Michelozzi, che è la direttrice dell'unità del servizio sanitario della Regione Lazio. E ci dice che a Rocca Cencia vivono circa 250.000 persone. E che per loro le aspettative di vita alla nascita sono di 3 anni inferiori rispetto a chi vive nel centro della città. Ci dice pure che quella è una zona in cui le polveri sottili sono così tanto e così frequenti al di sopra dei limiti che questo comporta, aumenta il rischio di ammalarsi di tumore. E aggiunge, mi ricordo in un'intervista che rilasciò alla 7, che neanche gli animali hanno scampo. E questo lo dice questo studio condotto qualche anno fa per Rocca Cencia. C'è anche un altro studio, sempre del Dipartimento del Servizio Sanitario Regionale. Il primo riguardava Rocca Cencia, questo invece riguarda chi vive vicino alle discariche come noi. Eccoci qua, siamo vicino, eccola là la discarica. A Castelverde ce n'è un'altra, a Malagrotta ce n'è un'altra ancora, la sappiamo tutti, la conosciamo. Però cosa ci dice questo studio fatto nel 2016? Lo studio in esame, sempre leggo testualmente, si è basato
sull'esame delle condizioni di salute di oltre 200.000 persone residenti in prossimità di 9 discariche laziali dal 1996 al 2008. Nello specifico è stato scoperto, attenzione, che vivere a meno di 5 km da una discarica aumenta il rischio di cancro ai polmoni del 34%, mentre il rischio di ricovero in ospedale per le malattie respiratorie sale al 5%. Quindi, in un modo o nell'altro, noi siamo delle povere vittime. Pensate allora a cosa significa attivare questo TMB. Davanti a una discarica che ancora deve essere bonificata, in un contesto, in un territorio già fortemente contaminato, dove è alta l'incidenza di malattie oncologiche, dove è alta l'incidenza di malattie respiratorie o alla tiroide. Le problematiche ambientali sono tante e tali che io ho chiesto che si costituisca tra gli eletti, tra quelli eletti e i futuri eletti nei comuni, in questo comprensorio, una sorta di rete. Una sorta di rete che si interfacci con i cittadini, con le associazioni non solo territoriali e con gli esperti ambientali, con chi ha voglia di mettersi in gioco ed ha delle competenze nel settore ambientale. Questo lo dico e questo lo sottoscrivo. Perché la politica, perché bisogna cambiare il paradigma, perché bisogna capire che ci troviamo in territorio, come ho detto, fortemente contaminato e quindi ha bisogno di sentinelle. Le sentinelle possono essere sindaci, possono essere i consiglieri comunali, i sentinelli dei cittadini. E messi in rete fanno una forza. Come ho scritto, bisogna sovvertire il principio di divide ed impera. Bisogna essere uniti e bisogna andare al di là dei confini territoriali, dei confini ideologici, partitici. Questo è il senso della mia proposta, tutti insieme in una rete, perché l'acqua, il bere, il mangiare, tutto ciò che sono beni primari per noi, vitali, non hanno confini. Ed è per questo che io dico che bisogna andare oltre gli steccati ideologici e unirci in difesa dell'ambiente, la cosa che deve essere più cara a noi. Da portavoce del comitato spontaneo No TMB ho scelto di candidarmi in consiglio comunale qui a Guidonia Montecelio. Insieme, è inutile girarci intorno, insieme all'amico Claudio Zarro, che è il nostro candidato sindaco, con il quale abbiamo fatto una battaglia seria in consiglio comunale, perché lui è già consigliere comunale, e in regione insieme al consigliere regionale Marco Cacciatore. Il motivo per il quale mi sono candidato è molto semplice. Quella del TMB è una scelta politica, quindi bisogna stare all'interno delle istituzioni per cercare di cambiare il paradigma, per cercare di cambiare il senso a questa cosa obbrobriosa. E sabato 28 maggio alle ore 15 torneremo qua. Ci sarà con noi Claudio Zarro, ovviamente, Marco Cacciatore e il portavoce nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, per dare un segnale forte, perché non dovete dimenticare cos'è stato e cos'è il nostro territorio. Purtroppo, lo dico, purtroppo. Io, come sapete, a Rocca Cencia ho lasciato mia madre, mia sorella, che è morta molto giovane, entrambe di tumore, e 6 cani morti per carcinoma polmonare. Dobbiamo andare avanti, non bisogna fermarsi, è stata dura, però non bisogna fermarsi e dobbiamo essere in tanti, perché come dicevo prima, la rete, l'unione fa la forza. La politica spesso gioca a dividere i cittadini, a dividere i popoli. Noi dobbiamo fare l'esatto contrario, dobbiamo unirci e dire no a questo ennesimo scempio che si vuole perpetrare sul nostro territorio, l'ennesimo. Non facciamoci rubare la salute.